Il nuovo regolamento sul decoro urbano di Pesaro, che vieta l'apertura di una certa tipologia di nuove attività nel Cardo e nel Decumano del centro storico, ha suscitato un vespaio di polemiche, soprattutto attraverso i social, dove non manca chi addita il nuovo provvedimento come discriminatorio, soprattutto per quello che riguarda le attività etniche. Sempre attraverso i social, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci è oggi voluto intervenire attraverso un video per ripuntualizzare il regolamento stilato dall'assessore Francesca Franquellucci e sedare polemiche ritenute strumentalizzate. Dei commenti abbastanza surreali, magari degli stessi che si scandalizzano poi quando in Via Branca apre un negozio che vende le mutande. Allora vi voglio leggere il cambio del regolamento. Il cambio del regolamento dice che su Via Branca, Via Rossini, Via San Francesco, Corso 11 Settembre, che sono le vie del passeggio, ma anche le vie più importanti dal punto di vista del collegamento storico-culturale tra i monumenti della città, da adesso in poi non potranno aprire attività merceologiche con una gamma indistinta e generalizzata di prodotti, i famosi bazar, perché riteniamo che non abbiano a che fare con la qualità. Non si potranno aprire gli apparecchi automatici, perché altrimenti rischiamo di riempire le vie con gli apparecchi automatici e i distributori automatici. Non potranno aprire attività con cibi da sporto se non tipiche del nostro territorio. Per capirci, non potrà aprire né il kebab né il McDonald's, non potranno aprire sale da ballo, discoteche e nightclub, non ci potranno essere attività di cambio moneta, transfer o phone center, che non c'entrano nulla nelle vie principali, non ci potranno essere i comproro, non ci potranno essere i centri scommesse, non ci potranno essere i sexy shop, ognuno è libero di andare al sexy shop, magari non nelle vie principali della città, così come le lavanderie automatiche e le sale da gioco. Questo per tutelare il più possibile un'area commerciale che soffre una crisi cronica da anni, perché purtroppo da anni il commercio delle piccole attività è in crisi e che adesso soffre una concorrenza fortissima delle vendite online. Ovviamente non lo possiamo fare su tutte le città, anche perché noi, su tutta la città, anche perché noi crediamo nelle liberalizzazioni e crediamo che ognuno possa avere e debba avere l'opportunità di aprire l'attività che crede, se ovviamente è lecita, però nella via principale della città, per tutelare, visto la crisi del commercio e gli affitti molto alti, abbiamo pensato di mettere questo limite per le nuove attività. Tutte le strumentalizzazioni fatte, insomma, sono fatte da chi probabilmente non ha letto il regolamento. Poi, sinceramente, accusare me, di discriminazione, penso di essere uno dei sindaci più antirazzisti del mondo, non soltanto d'Italia, lo dimostra la mia storia, il mio pensiero quotidiano. Sindaco che ha anche ricordato come il nuovo regolamento sia coerente ad una strategia già avviata e che continuerà con altri interventi nel segno del decoro. Negli ultimi anni abbiamo liberato il centro storico dalle auto, non ci sono più le auto in Piazza del Popolo, non ci sono più le auto davanti ai musei civici, non ci sono più le auto davanti al conservatorio in via San Francesco, per il corso, in piazza che era pieno di macchine della polizia, e l'abbiamo fatto appunto per restituire spazio e decoro alla città. Abbiamo cambiato le insegne, ordinando le insegne sia dei contenitori culturali che delle attività economiche, e andremo avanti. Adesso Francesca cercherà di togliere i tanti totem pubblicitari che abbiamo in giro per la città, mettendo della cartellonistica nuova, elettronica, digitale, che possa essere un elemento di innovazione al tempo stesso di ordine nella città. Rifaremo molti selciati, a iniziare la Piazza del Popolo, che verrà completamente riqualificata. E al tempo stesso, come avete visto, stiamo portando a Pesaro tantissimi investimenti che riguardano contenitori culturali, sia legati al PNRR sia con altri bandi.